stabilizzazione dei tecnici, degli ingegneri, degli architetti e dei geometri assunti per la redazione dei progetti del PNRR. È la richiesta formulata da Pompilio Sciulli, presidente di ANCI Molise, al governo Meloni. L'Associazione dei Piccoli Comuni spera così di colmare le lacune negli organici dei paesi molisani, che necessitano di tecnici per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa. Sì, come ANCI abbiamo fatto emendamenti ed istanze specifiche affinché i tecnici che in qualche modo vengono assunti con il PNRR, siano essi ingegneri, architetti o geometri, non finiscano il proprio lavoro, il proprio contratto con la scadenza dei termini del PNRR, ovvero sia nel 2026. Ciò comporterebbe che qualsiasi tecnico, soprattutto nelle regioni del sud, non è interessato perché dopo vede il proprio mandato a scadere con il PNRR e quindi praticamente c'è questa carenza forte di tecnici nei comuni. Quindi quello che è stato fatto è stato chiesto al governo, direttamente al Presidente del Consiglio, che i tecnici vengano assunti a tempo indeterminato, anche a condizioni minori di quelle che potrebbe essere un regolare contratto pubblico con una qualifica di ingegnere. Questo perché? Perché qualora i comuni non abbiano a disposizione questi tecnici, i tempi del PNRR non vengono rispettati. È impossibile rispettarli, soprattutto nei piccoli comuni dove c'è carenza di personale e quindi praticamente ciò comporta che i soldi tornerebbero indietro all'Europa.